Ah, ehi, ciao! Non vi avevo visto. Da quanto tempo? Bella tutti gli altri, non sempre io. E oggi reagirò a una canzone abbastanza trash uscita 2 settimane fa, ma per voi credo sarà passato un mese. Ora dipende da quando caricherò questo video, anzi da quando uscirà questo video. La canzone in questione si chiama Buona Primavera, di Trash Italiano e Eleonor Ferruzzi. Io ho paura di quello che vedrò. Io ho seriamente paura, conoscendo il personaggio di Eleonora Ferruzzi. Poi messo insieme con trash italiano, non so che possa uscire. Detto ciò, vediamo. Vediamo un po' di cosa si tratta. Pamela, Mark, auguri per vostro matrimonio. Avrei dovuto esserci, lo so, però sono rimasta qui a Honduras perché mio cane, Lupo, smarrito, non lo trovo più. Però il colonnello Marcus Cartagena mi ha prestato il suo fedele. No, chi non l'ha capita questa cosa? È giusto, è una presa per il culo, bellissimo. Non so se sapete un po' la storia di quello che è successo, di questo famoso Mark Caltagirone, che non esiste, che non si sa che chi è un'identità misteriosa, è una cosa paranormale. E lei la prende in giro dicendo che poliziotto, colui che troverà questo cane smarrito, caso strano si chiama Mark Caltagirone. Marcus Cartagena. Vabbè, continuiamo. Stefan. Devo andare, dobbiamo andare. Ci vediamo presto. Ciao. Iniziato bene. Quindi, in poche parole, questa canzone si parlerà di questa cosa. Non so perché hanno messo Eleonora Ferruzzi, così ad minchiam, ma giusto per far scena. Bellissima. Aspetta, assomiglia alla fidanzata di Gabbo questa. È identica, cavolo, se non è lei. Marca Caltagirone, Marca Caltagirone. Oh Cristo. Studio Monsignore, se mi credi tu fammi un saluto, come il pubblico dentro lo studio, come Barbara che mi ha aspettato sul divano, alla fine non è mai venuto, questa volta davvero lo giuro, Caltagirone me l'hanno rubato. Best, iniziamo bene veramente, cioè, immaginavo del trash di quelli, mi hanno sorpreso. Cosa? Notizia shock, mi dicono che si sta celebrando il matrimonio dell'anno. Non è quello che ho pensato io. È la versione ancora più cringe di Barbara D'Urso. Bene, perché i cognomi di questi tipi, sbrigoli e coppi. Non siamo stati invitati? È identica. Adoro che non siamo stati invitati, tanto noi facciamo il 22% anche senza marche cartellino. Davvero una foto, figli, poi marito, poi va. Eccola. Fai questo, fai quell'altro, poi giochiamo. È bello, questa volta sono felice. Forse in Cina si aspetti, lo chiamo. Bella la tipa che si butta. In questo filmato vediamo un esemplare femmina di Eleonora Ferruzzi che limona duro con un uomo a caso preso tra il pubblico del matrimonio. Avvocato, se mi credi tu fammi un saluto. Come il pubblico dentro lo studio, come Barbara che mi ha aspettato. Volevi! Sul divano, alla fine non è mai venuto. Questa volta davvero lo giuro, Caltagirone me l'hanno rubato. Bellissimo, raga, bellissimo. Dai, vogliamo il momento trash, dov'è? È un caso di stato.
Bellissimo questo prete! Avevo già preso il vestito. Trucco, capelli, Conoscete la voce, è lei. Pacchi, scarpe, ignà! Marta Caltagirone, Marta Caltagirone, che coraggio! Ma poi sposarsi l'11 luglio, che calda! Sentire quel gno sottofondo è bellissimo. È un caso di stato. È un caso di stato. Due minuti di applausi. No, cioè veramente mi aspettavo di tutto ma non questo. Wow veramente, non ho parole raga. Mi aspettavo il trash di quelli assurdi, ma in realtà è uscita un'opera d'arte. Precisiamo, opera d'arte. Cioè, bellissimo. Un applauso a Trash Italiano, a coloro che hanno partecipato. Cioè, top, non ho parole. Poi quel gno a caso mi ha ucciso. Perché non ho detto granché durante il video? Perché non c'era niente da dire. Parlava da solo la canzone. Questo è quello che tutti gli italiani pensavano su questa storia. A me il dubbio mi viene però. E se esiste veramente questo tipo? Cioè, noi non possiamo avere la certezza al 100%. Poi, inventarsi un cognome così elaborato, cioè, non è facile. Però il personaggio più bello è stato il prete. Il personaggio più bello è stato proprio lui, il signor prete. Ovunque tu sia, signor prete. Cioè, non è bello lui. Prete, monsignore, chi cavolo tu sia. Adatto. Mi è piaciuta come canzone, dai. Sempre meglio delle trashate che vediamo sul web. Cheat, follettina and company. Dopo aver visto il video, leggiamo un po' di commenti. Leggiamo il primo. Io che pensavo che col video di Dolce Amaro avessi visto il massimo del trash. E invece no, mia cara. Anche se Dolce Amaro potrebbe superarla di trash, soprattutto per la parte rappata di Malgioglio. Ma non tocchiamo questo tasto. Prossimo commento. Secondo i terrapiattisti, Marca abita in Australia. Non so se avete capito, perché secondo i terrapiattisti l'Australia non esiste. Quando vuoi trovare una meme, li trovi sotto i commenti dei video. Adoro. Leggiamo l'ultimo commento di oggi, visto che ci siamo. La miglior hit dell'estate. Cioè, veramente, migliore hit dell'estate. Prossimamente, in tutti i Lido, in tutti i mari, in tutte le spiagge sentiremo Buona Primavera. Veramente, applausi. Ok, direi di chiudere qua questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se ti lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e su altri social, link in descrizione. E niente, detto ciò, buona primavera. Che cavolo ho detto? Detto ciò, bella. Perché buona primavera.